Buonasera a tutti. Questo video vuole essere una continuazione di quelli precedenti. Vi ho già parlato del fatto della diffusione del culto di Padre Pio, che in pratica sta sostituendo il culto del Signore, quindi il culto di Gesù. Naturalmente quello sbagliato è il culto di Padre Pio. A Padre Pio, infatti, vengono attribuiti quasi poteri soprannaturali, come se fosse il nuovo Signore. Tutto questo lascia capire che i cattolici, in fondo, sono eredi del paganesimo romano, greco-romano, hanno la necessità di avere più divinità. Non gli basta avere Dio e Gesù Cristo, devono per forza avere, Santa Teresa, San Gennaro, Padre Pio, la Madonna. E in questo video vi vorrei parlare in particolare del culto della Madonna. La venerazione di Maria come madre di Gesù in realtà si diffuse fin dai primi secoli del cristianesimo, quindi non fu un'invenzione di Costantino. Ma in che senso venerazione? Non dobbiamo immaginare che i primi cristiani avevano la statua della Madonna e si inginocchiavano davanti a questa. Piuttosto dobbiamo pensare che veniva ricordato il suo nome come madre di Gesù. Anche Nestorio, un vescovo, la chiamava madre di Gesù e fu condannato come eretico perché, con Costantino la Madonna doveva diventare madre di Dio. E questa è la grande bestemmia. La venerazione verso Maria, come madre di Gesù, volendo, non è proprio sbagliatissima. È sbagliato, chiamarla madre di Dio, ripetere, quell'Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Magari la prima parte è il saluto dell'angelo a Maria, la seconda, quel madre di Dio, è quello che costituisce la vera bestemmia, cioè il vero errore dottrinale. Si può ricordare Maria come madre di Gesù, colei che è stata scelta da Dio per mettere al mondo il figlio di Dio, ma dire che è madre di Dio significa bestemmiare, perché Dio, essendo puro spirito, non può avere madre. E quindi la venerazione, dalla semplice venerazione, cioè ricordare Maria come madre di Gesù, la Chiesa ha costruito un vero e proprio culto parallelo, se non addirittura a volte, che sostituisce o si affianca a quello di Dio. In questo caso vediamo che la Madonna perde il suo ruolo primigenio, il suo ruolo originario, che sarebbe quello di madre di Gesù, e diventa, come ho già accennato, il culto della grande dea pagana. Quindi, quella che è stata una donna storica, esistita realmente, scelta da Dio per mettere al mondo Gesù, diventa in questo nuovo pantheon pagano, creato dall'imperatore Costantino e poi consolidato dai vari papi che si sono succeduti nei secoli, fino al dogma dell'Immacolata Concezione, l'ultima, che è un'invenzione pura di un papa che si è svegliato nel XIX secolo, ha inventato questa cosa, il dogma dell'Immacolata Concezione. Noi sappiamo che è un'invenzione. E i cattolici non lo sanno, la maggior parte del popolo crede che è vero. L'Immacolata Concezione, Maria, nata senza peccato, questo i cristiani dei primi secoli non lo dicevano, dicevano solo che era stata scelta da Dio. Nel Vangelo non è scritto, quindi è un'invenzione del Papa, con tutto ciò che voglio dire. E la Chiesa Cattolica, da quella che era la semplice venerazione, il semplice ricordare Maria come madre di Gesù, ha creato un culto parallelo, il culto della grande Dea Madre. Quindi ha sostituito Maria, la madre di Gesù, a una Dea pagana, cioè l'ha sostituita di fatto con una Dea pagana. Ci ha costruito sopra apparizioni, Mediugori, Lourdes, che sono tutte sciocchezze. Non è vero che la Madonna è apparsa a Mediugori, è apparsa a Lourdes. O è fanatismo religioso che a volte può subentrare, o è semplicemente un'illusione, un inganno del diavolo. È anche possibile, se pensiamo alla storia di Bernadette che è morta con un tumore e la Madonna le aveva promesso il premio in cielo. Ma quale premio in cielo? E non era certo la Madonna che le era apparsa. Quindi, con tutto ciò che voglio dire, è giusto ricordare Maria come madre di Gesù, come una donna buona, una donna scelta da Dio. Su questo non ci piove.
ma dire Madre di Dio e sostituirla e farne la grande dea pagana è stato questo il grande errore dottrinale. Nestorio, quando disse che si doveva dire Madre di Gesù, aveva ragione. Perché i cattolici l'hanno dimenticato? Perché la loro è un'apostasia a tutti gli effetti, sono i nuovi pagani. Quindi voi cattolici ricordate Maria come Madre di Gesù e riflettete su quello che la Chiesa insegna. Perché dovete accettare tutto quello che dice a occhi chiusi? Il Papa è soltanto un uomo, non è Dio. Quindi il dogma dell'Immacolata Concezione è una sciocchezza, è un'invenzione di un papa nel XIX secolo. Neanche c'era nel 1700, nel 1600, quindi svegliatevi, aprite gli occhi prima che sia troppo tardi. Con questo è tutto, vi saluto.